Buonasera, benvenuti a tutti, tutte. È un incontro che fa parte di un ciclo all'interno di un centenario, quindi una serie articolata di attività che il Centro Pecci promuove per ricordare la Ravinca Masini, di cui siamo diventati custodi dell'intero archivio biblioteca. Sono Stefano Pezzato e sono il conservatore responsabile delle collezioni degli archivi, quindi diretto interessato nel trasferimento e nella conservazione e valorizzazione del patrimonio che la Ravinca Masini ha raccolto nell'arco della sua vita e della sua attività e lasciato post mortem al Centro Pecci. Il Centro Pecci è nato, lo dico per chi non lo sapesse, con un nucleo fondativo che è un centro di informazione e documentazione creato dalla città di Prato nei primi anni Ottanta, poi inserito nel progetto museale del Centro per l'Arte Contemporanea che è inaugurato nell'88. La struttura in cui vi trovate è in realtà un ampliamento che abbiamo inaugurato nel 2016, quindi è tutta una storia che si sviluppa e progredisce, e da diversi anni abbiamo aggiornato, diciamo, il nostro sguardo, rivolgendoci anche un po' a ritroso non solo alla stretta contemporaneità come abbiamo fatto nei primi anni di vita e di attività del Centro Pecci. Abbiamo acquisito vari archivi. Mi piace ricordarlo perché accanto a me c'è Mirella Branca, che è stata in qualche modo corresponsabile della notifica dello studio Savioli che abbiamo portato qui al Centro Pecci. È una donazione fatta alla Regione Toscana, che è uno dei nostri sostenitori. Savioli, architetto e pittore, Mario Mariotti, artista, agitatore della scena fiorentina, e ora la Ravinca Masini, critica d'arte, storica dell'arte. Quindi abbiamo messo insieme un po' di tasselli di una storia complessa che riguarda, che ci racconta, ci ricorda gli ultimi 60 anni di ricerche e proposte a Firenze e in Toscana. Avete il programma del ciclo qui. Volevo solo ricordarvi che sabato prossimo, il 10 febbraio, oltre ad un incontro a Casa Masaccio San Giovanni Valdarno, sarà inaugurata anche una mostra per volontà di Casa Masaccio. L'evento che avevamo previsto si è allargato e sarà un'altra mostra dedicata alla Ravinca Masini con materiale dell'archivio e di altri archivi. La Ravinca Masini ha lavorato a San Giovanni Valdarno negli anni Ottanta. Sono gli anni in cui ha portato, tra gli anni 70 e 80, le ricerche artistiche contemporanee e il dialogo fra le arti, che è il tema del prossimo incontro, nella provincia. Nella provincia la speranza è il titolo di uno dei suoi articoli di quegli anni, andando a Vinci, ad Altopascio, a Certaldo, a San Giovanni Valdarno, fra gli altri. E sono i luoghi dove abbiamo organizzato il ciclo di incontri. Abbiamo inaugurato all'inizio di gennaio con Pino Brugellis, che è qui in prima fila sul tema dell'architettura, Colle Valdelsa. Andremo a Livorno, dove c'è il Museo della Città e le raccolte d'arte contemporanea, il primo esperimento di museo d'arte contemporanea in Toscana, inaugurato alla metà degli anni 70 sul progetto di Lara Ravinca Masini e Vittorio Fagone. Questa è la Lara conosciuta, la Lara delle sue attività, delle pubblicazioni, delle collaborazioni editoriali, delle grandi mostre, grandi e piccole mostre, delle imprese come Umanesimo e Disumanesimo nell'arte europea a Firenze nel 1980, oppure la Biennale di Venezia, che per un critico d'arte credo sia uno dei massimi riconoscimenti possibili. E poi c'è una Lara che ancora non conosciamo ed è
la Lara giovane, la Lara che si è formata, che si è avvicinata al mondo dell'arte, della critica d'arte, provenendo non da studi di storia dell'arte, ma da studi filologici. Di questo ci parlerà Mirella Branca, che ringrazio di aver accettato il nostro invito, che è una storica d'arte, si è formata all'Università di Firenze, ha lavorato per oltre 20 anni nelle sovrintendenze fiorentine. Nel foglio che abbiamo all'ingresso c'è una nota biografica che potete leggere. Cito solo, oltre appunto alle notifiche di Santa Maria Novella, della Manifattura Tabacchi, della Casa dello Studio di Savioli che ho citato, anche alcune mostre con artisti come Giuliano Ghelli o Marcello Guasti, che sono anche punti di contatto con l'attività di Lara Vinca Masini. Sono gli artisti che Lara ha amato e frequentato nell'arco della sua vita. E, questa parte per noi è interessante perché ci permette di andare a scavare dentro l'archivio, di capire che uso ne possiamo fare, che cosa ci si può trovare dentro. Mirella ha passato mesi, anni, prima a casa di Lara, frequentando Lara, ma lo racconterà lei stessa, a conoscerla, a raccogliere informazioni, a studiare le carte, e oggi ce ne restituisce un pezzo, e l'ha già fatto in diverse occasioni, invitando Lara al reparto geriatrico, se non sbaglio. Vedremo uno spezzone di questo incontro tardo. Lara era già in età molto avanzata. Pensate che quando Lara ha fatto la donazione al museo, ne parlavamo prima, aveva 87 anni. Poi ci ha lasciato che aveva quasi 100 anni, stava per compiere 98 anni, quindi una vita molto lunga e intensa. E non dico altro, spero che durante questo incontro abbiate voglia anche di intervenire, se volete alla fine chiedere qualcosa fatelo pure, e non perdete l'occasione di visitare la mostra che sta al primo piano, che è anche questa, è un primo tentativo di guardare dentro all'archivio e provare a restituirne dei pezzi, dei frammenti. Lo ripeto ormai da tempo, sono delle sintesi. Abbiamo cercato di sintetizzare un lungo percorso professionale e di vita attraverso 600 elementi tratti dall'archivio, un archivio che ne contiene 200.000. Vuol dire che abbiamo fatto una selezione intorno al 3 per 1000 dei materiali che Lara ha raccolto e ci ha donato. Detto questo, passo la parola a Mirella, ringraziandola ancora della disponibilità. Sentite? A posto, bene, bene. Ma intanto una precisazione. Io non ho lavorato tanti anni su Lara. Io ho chiacchierato tanti anni con Lara. E il lavoro su Lara, in realtà, poi se ci sarà tempo ne parleremo anche, è nato dopo che lei è morta. Perché il Club Soror Optimist di Firenze mi ha chiesto di predisporre su di lei la voce Wikipedia. E a quel punto io mi sono resa conto che non avevo mai lavorato su di lei. E subito dopo la sua morte, Stefano lo sa benissimo, c'è stato lo smontaggio della casa e io ho approfittato, si può dire, di quei mesi che sono stati fino a giugno in cui c'era movimento ma mi potevo concentrare negli scaffali che sapevo che contenevano i suoi scritti a carattere generale secondo quello che lei aveva predisposto. Mi sono concentrata su quegli scritti mentre intorno a me, vi potete immaginare, succedeva di tutto, ecco. E lì ho cominciato anche a capire meglio chi era stata questa amica, ecco.
perché si capisce solo quando si entra davvero dentro le carte, quando si cominciano a cogliere certe sfumature che magari non si immaginavano. Ecco. Io per questo devo dire, parto dalla fine, faccio dei ringraziamenti, perché poi mi dimentico e non voglio. Ecco, allora ringrazio in particolare Jessica Pifferi e Cecilia Barbieri, che hanno curato l'archivio di Lara e senza l'aiuto delle quali io non avrei potuto lavorare sull'archivio di Lara. Parlo per la parte di via Solferino, cioè quando Lara era ancora viva. E infatti oggi mi sono servita di materiale in gran parte, in parte con la collaborazione del PECI, ma che in parte avevo già in questo senso. E poi chiaramente Stefano Pezzato, che è qui accanto a me, e anche la bravissima archivista Monica Gallai e le collaboratrici della biblioteca Martina Lemarchi e Viola Casaglieri. Ecco, questo è un ringraziamento doveroso, perché senza queste persone non avrei potuto far nulla. Sto buttando all'aria anche quello che avevo organizzato, preferisco parlarvi in modo più immediato. Mi viene in mente anche quando mi è venuta questa curiosità di cercare di capire un po' il passato di Lara. Il passato proprio come studiosa, perché se ci pensate questa donna comincia, i primi scritti sono del 1960, c'ha 37 anni, era nata nel 23, ma prima, perché non sono gli scritti di un esordiente questi. Sono scritti maturi, quindi evidentemente c'era stato qualcosa prima. E poi in una delle nostre chiacchierate, a un certo punto lei mi ha raccontato, dice, sai, poi dentro i fascicoli degli artisti ci sono i carteggi che io ho avuto con i vari personaggi. Per ora sono lì, capisco che non è un criterio ottimale dal punto di vista, ma per ora li lascio lì, poi si vedrà dopo. E dice, sai, io ho avuto una lunga corrispondenza con un mio caro amico, che era un filologo tedesco. Ah, dice, allora ha chiamato Jessica, perché così funzionava, Stefano lo sa, ha chiamato Jessica e ha detto, tira fuori le lettere di Heger. E così io ho scoperto che il corrispondente filologo di Lara era Werner Jäger, che è uno dei più grossi filologi che ci siano stati nella cultura novecentesca europea. Questo vi fa capire quando poi diciamo che era amica di Fabio Mauri, che era amica di Sozzas, ma prima c'erano state anche queste amicizie in una formazione che era stata, lei stessa lo diceva, prevalentemente letteraria. No? E ora però ripercorriamo magari e iniziamo col PowerPoint. Vedrete, faccio una premessa, un brevissimo video, proprio un flash e basta, da questa intervista di cui parlava prima Stefano, cioè l'incontro con l'Istituto di Geriatria all'Università di Firenze per iniziativa di Mauro Di Bari, che è stato questo incontro. Il tema era, già questo vi dice abbastanza, la creatività in età avanzata. Un incontro in cui Lara si è divertita moltissimo ed è stata subissata di domande dagli studenti. Ecco, ora intanto è un breve flash. Ma è cominciato. Io sono sempre stata in mezzo all'arte, devo dire, no? Io da piccina avevo un nonno che era restauratore, bravissimo. Poi successe la figlia, ancora più brava. E quindi ho seguito molto l'arte, solo che allora si trattava d'arte dell'Ottocento. Oppure capitai, insomma, cominciai a lavorare sull'arte quando mi chiamò Raghianti a lavorare a Sele Arte e allora incominciai a incontrare tutti gli artisti di Firenze. Ecco, è un breve flash, però io ci tenevo perché volevo che ci fosse lei prima di tutto in questo incontro, la sua presenza calorosa, umana, e questo suo anche questa personalità complessa. Questo è un elemento che è venuto fuori in tanti interventi al convegno, soprattutto in chi l'ha conosciuta, però un intervento da sottolineare secondo me ulteriormente. Se noi cerchiamo di imbrigliare Lara, noi la tradiamo, perché non si poteva brillare, cioè aveva tutta una serie di aspetti molto variegati. Aveva anche, questo io l'ho capito tardi, perché poi anche con le persone amiche si capiscono piano piano, no, certe cose, aveva anche un'istintualità particolare, una capacità intuitiva
che in fondo era anche un po' affine a certe cose della sua passione, anche del suo amore per gli animali. Questa è una cosa che tutti un po' conoscono di Lara, chi l'ha conosciuta, e anzi mi viene in mente che io in realtà nei ringraziamenti iniziali non ho messo invece una persona importante che ringrazio ora, che è Massimo Becattini, cui devo testimonianze e anche apporto tecnico. Ecco, e Massimo Becattini che ci ricorda i nomi degli animali, no? Pippo, probabilmente lo scoiattolo, perché lei teneva anche in un certo periodo uno scoiattolo, poi Aspasia e poi due gratti, Clorindo e Tancredi, che sono già state in parte nominati. Ma al di là di questo amore per gli animali, c'era questo che è distintuale, questa proprio vicinanza, ecco, con gli altri. Ma il flash breve che vi ho fatto vedere del video da Careggi era soprattutto per andare un po' al tema della sua formazione, no? Della sua prima formazione. Lara vi parla lì del nonno restauratore, della zia restauratrice, soprattutto di dipinti dell'Ottocento, in gran parte dipinti di Palazzo Pitti, Macchiaioli, ma non solo questo. E a Lara, da un'altra parte, dice che lei, quando il nonno realizzava delle copie in piccolo di opere che aveva restaurato, lei si metteva lì davanti, in base a quello che le diceva bimbetta di 4 anni, e gli faceva notare che aveva inserito dei dettagli che in realtà nell'opera non c'erano. Quindi questo vi fa capire che c'era già un forte spirito di osservazione. Quindi questa formazione nell'arte, e questo è per dare anche ulteriori risposte a quello che è più volte emerso nel convegno, e che noi sappiamo che torneremo anche su questo concetto del tempo che aveva Lara, no? Però in questo caso questo rapporto con la storia, con i capolavori della storia, che io mi ricordo che lei diceva, ecco, io mi piacerebbe avere sì, la Madonna del Parto di Piero della Francesca, sì, il Pontormo che lei amava tanto, poi anche un Kiefer. Cioè, voglio dire, quindi era proprio questo pensiero articolato anche sotto questo aspetto. E questo archivio di cui vi parla Stefano è veramente una miniera, perché io ora vi leggo una piccola cosa e poi vi dirò perché ve la leggo. Soprattutto questa, proprio in una scatola di cose personali che lei aveva e che avevamo tirato fuori, e a un certo punto ho trovato un curioso documento di cui vi voglio leggere qualcosa. È la copia di un'expertise mandata da Roberto Longhi a una restauratrice, evidentemente Elsa Masini, nel settembre del 1950, e il critico, che era appena arrivato da Bologna all'Università di Firenze quell'anno, si esprime su una tavoletta quattrocentesca che era stata restaurata. È una bellissima pagina longhiana, ricca sotto l'aspetto lessicale. Lui fa le notazioni sul restauro, dice integra, nonostante le abrasioni che però il restauro si è saggiamente limitato a colmare con un tono unito, e poi dice le contezze prospettiche del sarcofago con il Cristo morto, visto dal basso con sopra la tunica inconsutile. Io vi confesso che credevo di aver letto male, invece in realtà sono andata a verificare, forse qualcuno di voi lo sa, io confesso che non lo sapevo, è in un unico tessuto la tunica di Cristo. E la soluzione del giallo arriva alla conclusione della lettera, l'autore è Paolo Uccello, quindi è proprio un'attribuzione da parte di Longhi. Perché ho richiamato questa lettera? Non soltanto per far capire la ricchezza dell'archivio, ma anche perché ci porta in questo mondo, è qui che entriamo un po' oggi, molto questo mondo cosmopolita che era la Firenze, in questo caso dei primi anni 50, anche nell'ambiente del restauro, nell'immediato dopoguerra, perché questo periodo, sarà che io il mio ambito è quello storico-artistico, allora a volte per quel periodo si pensa a Italy at Work, si pensa al rapporto tra le arti attraverso il piano Marshall, ma in realtà nel dopoguerra riprendeva anche un circuito culturale internazionale, anche intorno agli studi filosofico-letterari.
E vi mostro poi ora un'immagine di una nota annunciazione del Botticelli che viene richiamata in una minuta di una lettera di Lara a Patrizia Hochschild, perché in realtà i carteggi che ci sono in questo archivio, come potete immaginare, sono carteggi relativi, cioè sono lettere che vengono mandate a Lara, però ci sono poche minute di Lara che sono molto interessanti perché sono oltretutto le sue prime descrizioni. E lei c'è questa minuta di una lettera che manda a Patrizia Hochschild, amica americana filologa sulla quale torneremo, non c'è anno, e c'è una bella descrizione di una nota opera di Botticelli. Anzi, vi devo dire che qui devo ringraziare l'amica Navisceglia degli Uffizi, perché attraverso di lei ho cercato di datare questa lettera, ma ancora senza nessuna certezza. Però in realtà l'annunciazione di Botticelli viene esposta nella ristrutturazione degli Uffizi del 72, quindi è probabile che questa lettera sia più avanti rispetto a quello che io pensavo. E leggo da lì, lo vedete, hanno aperto la seconda parte degli Uffizi e ci sono cose meravigliose da vedere, per esempio un affresco del Botticelli che è tutta una musica e tanto tanto del mio Pontormo. Per ora questi sono i soli flash possibili, brevi, a questa formazione nel campo dell'arte. Comunque sono la prova di una familiarità a livello alto con questo mondo, che costituisce una base di partenza. Poi c'è anche un altro aspetto che è emerso al convegno, più volte, se non sbaglio, ora Stefano mi può confermare o meno, l'attenzione all'aspetto generazionale. Ecco, e allora qui voi vedete una slide in cui ci sono i quaderni di terza elementare di Lara. Allora, vi potete anche divertire a leggere, perché ci sono delle notazioni divertenti, tipo sono nata il Natale di Roma, no? 21 aprile, però in realtà non sono nata quando c'è stato il Natale di Roma, perché sennò quanti anni avrei? Cioè, piccole notazioni che ci fanno capire, ci fanno entrare in contatto con questa bambina che ha già questo spirito un po' particolare, no? Oppure come la chiamava la mamma, ma non è questo, non è una marcord che io voglio fare, ecco, ma più che altro è una riflessione che forse vale soprattutto per le giovani generazioni, più che per noi, che certe cose magari le abbiamo più chiare, su quello che era. Questa è una donna che ha frequentato nel passaggio dagli anni 20 agli anni 30 le elementari, e che alla metà degli anni 30 si è iscritta al Galileo. Ma che cosa vuol dire iscriversi al Galileo? Perché certe cose noi ce le siamo dimenticate. C'era tutto un ciclo, la scelta si verificava già alla fine delle elementari, quindi lei frequentava dal primo ginnasio i 5 anni del ginnasio e poi 3 anni di liceo, quindi tutta una visione globale. Lo sappiamo su cosa era basata la scuola, questo è inutile soffermarsi, però certamente questa formazione estremamente solida, compatta, proprio sull'aspetto in particolare delle letture, dell'aspetto letterario, e quindi gli studi universitari, chiaramente nel contesto sociopolitico del fascismo. Si forma dunque in direzione umanistico-filosofica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'era la dimestichezza prima di tutto con l'aspetto tecnico e con lo studio della storia. Quindi questo diciamo, inserisce un tassello ancora in più di riflessione rispetto a quel discorso della presenza costante della storia, no? Nelle cose che fa Lara. E qui io Lara la percepisco un po' in questo modo, come se lei cominciasse a creare dentro di sé una specie di scaffalatura interna, in cui lei mette tutti questi cassetti che andrà via via arricchendo e aprendo nel corso del periodo successivo. Che cos'era questa? Era quella che noi sappiamo, era l'educazione di allora, lettura dell'Odissea, lettura dell'Iliade, imparare a memoria anche i versetti dell'Eneide in latino. Era un po' un nutrimento continuo nella convinzione che in fondo si potesse anche assimilare il pensiero antico. Cosa ricordava Lara del periodo universitario? Ricordava soprattutto Giuseppe De Robertis, quindi suo professore di letteratura italiana, che la faceva lavorare sulle varianti.
sulle varianti nella poesia di Ungaretti, su cui lavorava anche lui. E tra l'altro mi ricordo, perché chiaramente vengono fuori anche memorie un po', che lei diceva che c'era appunto, lui familiarizzava molto con lei, la stimava tanto, ecco. Quindi c'era un sapere culturale globale e su questo quindi si è formata Lara. E poi questa è stata la generazione che ha attraversato la guerra, che ha attraversato la guerra, e quindi chiaramente una generazione che si è allenata sostenere una realtà forte e dolorosa. Quando si dice della sua amicizia con Fabio Mauri, no? E Fabio Mauri era della stessa generazione, e quindi anche per lui c'era stata questa esperienza, una volontà ferrea per sopravvivere. Lara è stata, lo sappiamo tutti quelli che l'abbiamo conosciuta, una lavoratrice incredibile. Quando è stato detto al convegno, ma come mai rispetto ad altri critici non ha raccolto i suoi scritti, no? Ma dove avrebbe potuto trovarlo il tempo? Lei era impegnata sempre a scrivere sugli altri, no? Ecco. E questo è il momento in cui nascono delle amicizie importanti, e prima fra tutte quella con la Patrizia Hochschild che vi ho nominato prima. Ecco, era figlia di un ricco industriale americano, nata a Manhattan nel 27, la corrispondenza comincia nel 49, e perciò più o meno sua coetanea. Diventerà un'importante studiosa, in particolare della cultura rinascimentale veneziana, filologa dunque. Patrizia sposerà nel 58 George Labalme, architetto designer che ha lavorato a Milano nel dopoguerra con Gio Ponti, quindi vedete si stringono un po' di legami. Sarà uno dei grandi mecenati americani di Venezia. Anche lui verrà coinvolto in questa amicizia con Lara. I coniugi abiteranno a New York in una casa sull'East River che lui amava chiamare il canale della Giudecca. Quindi c'era questo intreccio continuo di culture. Nel 60 Lara, come giornalista munita di tessera della stampa per il Mattino, va alla Triennale di Milano con loro, e infatti probabilmente la foto che c'è su in mostra con Gio Ponti si riferisce proprio a questa visita. Quindi noi stiamo entrando nel clima di figure di intellettuali, persone di fascino, di intelligenza, per le quali arte e letteratura erano parte della vita, in una forte passione per la cultura umanistica, ma anche in un bel respiro umano. Abbiamo numerose lettere di Patrizia e anche due minute non datate di lettere scritte da Lara all'amica in quel periodo negli Stati Uniti. Nella minuta che ho già citato per Botticelli, Lara scrive, quindi sentiamo le sue prime parole, no? E penso che tu verrai anche quest'anno, e ci sono tante cose da leggere insieme e tante da rileggere e risentire. Voglio sentirti ancora ridire, voi che ascoltate in rime sparse il suono, e io proverò ancora a ripetere, that is no country for old men. Quindi c'era questo scambio di poeti, Lara leggeva Yeats e Patrizia leggeva Petrarca. Ma non è lo stesso di leggere Dante senza Lara e senza il suono delle sue forbici e il torrione di Niccolò, e questo chiaramente è un flash sull'Oltrarno, sulle forbici del laboratorio di Sartoria e sul torrione appunto di San Niccolò. Lara a sua volta, in un'altra minuta, richiama la quotidiana compagnia dei suoi ragazzi, dei ragazzi cui fa lezione, a volte fino a 14 ore al giorno. Mi fa piacere svegliarli piano piano a sentire le cose belle e anche risentirle con loro e vedere il loro gusto che si sviluppa. Parlo dei più grandi, naturalmente, ma non so se questo sarà un bene o no. Ho una forma di egoismo che fa sì che io li leggo sempre più a me e al mio modo di sentire le cose. In un'altra minuta evoca i pochi giorni in cui è rimasta all'Elba, sono le sue prime descrizioni, quel selvaggio di cui tu parli, le montagne e il mare, un mare dai colori più profondi, ho capito finalmente il purpureo mare dei lirici greci, il mare del colore del vino talvolta, che non sapevo spiegare alla lettura. Quindi è in questo senso la lettura della filologia, cioè la lettura che fa rimandi continui all'antico, e poi arriva l'amicizia con Jäger. Lo conosce attraverso, quindi Werner Jäger, lo conosce, no, non è,
Ecco questa. Lo conosce attraverso Patricia, che era stata sua allieva ad Harvard. Ci sono numerose lettere sue, dal 52 fino a 60. Anzi, mi ricordo che lei a un certo punto ha detto: sai, mi ha scritto fino a 60 e poi non mi ha scritto più, non so che fine ha fatto. Io sono stata a guardare su internet, è morto i primi mesi del 61, quindi chiaramente le ha scritto per tutta la vita, insomma, per tutta la propria vita. E, ecco, proprio da questa lettura io, come vi dicevo prima, ho cominciato a riflettere su certi aspetti. Nel settembre 52, all'avvio della loro amicizia, Jäger era un filologo notissimo a livello internazionale, una vera autorità, l'autore del testo Paideia, dunque studioso in particolare della cultura della Grecia antica, in quanto radice dell'umanesimo europeo. Quindi vedete, se poi pensiamo, poi torneremo su umanesimo, disumanesimo. Aveva 64 anni, 35 più di Lara, allora 29enne. Nelle lettere il filologo ha verso di lei un atteggiamento affettuosamente protettivo, ma il colloquio tra loro è assolutamente alla pari. La prima lettera del novembre 52 inizia con «Dear signorina Masini, in genere anche dopo si fermerà come tuo professore. Già in una lettera del 4 ottobre da Atene la chiama mia cara Lara. Le descrive il paesaggio osservato dall'aereo che lo porta lì ad Atene. È affascinato dalla visione avuta della Calabria con il giallo dei suoi monti, ma lo è, ne richiama i propri studi sui monasteri calabresi su Cassiodoro e sullo scrittore di Rossano. Riconosce dall'alto le isole dello Ionio, Itaca no perché è troppo piccola, ne cita i nomi, ma quello che è interessante è che non sembrano tanto parte del quotidiano, non denominazioni geografiche, ma sono proprio toponimi di storia antica, no? Lepcas, Cefalonia, Giacinto, il Golfo di Corinto, la Carnania, il Peloponneso e i Monti dell'Arcadia. Quindi vedete che è proprio un rimando costante. E qui qualche lettera di cui avevo la scansione per che la possiate seguire meglio, l'ho inserita in un'altra lettera del 31 dicembre del 52. Jäger dice di riconoscerla anche in piccole cose, come la cartolina con gli angiolini che gli è appena arrivata. Ricorda la lettura fatta insieme fino all'ultima ora di Leopardi, ma a volte non lo trovo facile di comprendere la lingua del poeta e invece parlo con l'elefante. Io quando abbiamo letto, perché queste lettere io le ho lette con Lara la prima volta, ho detto ma cos'era questo elefante? Dice ma una cosa piccolina che io gli avevo regalato. E allora ecco che viene fuori questa cosa che è interessante sulla quale torneremo, che è l'aspetto giocoso di Lara, ecco, e che rientra anche nel suo essere contemporanea, secondo me. Altrove dirà che la lettura di Leopardi è stata fatta sotto il cielo, usa l'espressione classica sub divo, all'aperto, in Piazza della Repubblica. Il tuo poeta desidera te come interprete, parla per la loro amicizia di pura comunione degli spiriti, ma il nostro mondo è una realtà più vera che tutta quella vita meccanica che la minaccia. Poi un'altra lettera. Del 16 ottobre, in un anno non precisato, Jäger descrive il paesaggio della Grecia in quel mese di ottobre, il bellissimo dell'anno, qui tutto è bagnato di luce. In ogni oggetto le linee appaiono con grande plasticità, i colori acquistano una incredibile luminosità, le forme dei monti e di tutte le cose sono rigide e chiare. Il tutto e le sue parti sono in rapporto distinto. Deve essere stata un'educazione meravigliosa per i greci. Questa natura convince i sensi e l'intelletto a vedere dappertutto non solo delle vaghe impressioni, ma la struttura delle cose. E il tutto non è mai infinito. Sempre può vedersi con un'intuizione ed è esiunopton, facile ad abbracciare con lo sguardo, come una città greca e il suo cosmos, evoca le cose belle che ha visto con lei. Quindi vedete il livello di queste conversazioni, chiamiamole così. Purtroppo ci mancano le lettere di Lara, ci abbiamo provato, eh? Abbiamo scritto ad Harvard dove c'è il fondo di Jäger, ma non ce le hanno, almeno non è detto poi. In una lettera dell'8 giugno 55 ricorda una giornata trascorsa insieme a Ravenna, come una visione già remota, simbolo della nostra amicizia, un'interruzione nella peregrinazione della vita, come era profondo l'azzurro del mausoleo di Galla Placidia, del quale si distaccano le figure bianche delle persone simboliche nella sua grande tranquillità. In un'altra lettera del 27 giugno dello stesso anno conclude: tu hai la cosa unica che Socrate alla fine del Fedro domanda ai dei, la bella anima, e questo basta, dice. In una minuta di Lara, non datata,
è una strana minuta. Lara scrive a un professore non identificato e dice si scusa per averlo disturbato e dice chiedevo sue notizie, gli ho chieste tra l'altro a Garenne e Assetti, quindi questi erano gli interlocutori di Lara in quel periodo, ma non me li hanno saputi dare, io mi scuso, e questo l'ho cercato per l'affetto che ho per Jäger, che conosco ormai da più di 4 anni e di cui sono anche un po' scolara. Quindi lei stessa riconosce quanto aveva acquistato anche attraverso questa amicizia. Le poche minute di Lara, le lettere di Patricia e soprattutto quelle di Jäger ci riportano ad amicizie la cui complicità era portata da un analogo modo di vedere la cultura. C'era una lettura del mondo in cui lo sguardo, il modo di vedere quello che stava intorno, era segnato da una memoria interiorizzata della cultura antica. E l'occhio del filologo, capace di attraversare e mettere insieme epoche lontanissime, testimone incantato in un intreccio tra fantasia e ragione, in una capacità costante di farci sorprendere appunto attraverso quei rimandi. Se mettiamo insieme il tono di queste lettere, torniamo anche al clima proprio di una cultura internazionale a Firenze nel dopoguerra. Era un altro grand tour. Attraverso queste intense amicizie colte, Lara trovava una sintonia che le allargava gli orizzonti e le permetteva di trovare fiducia. Qui però vorrei un attimo appunto interrompere perché al convegno è venuta più volte la denominazione critico militante, oppure uno potrebbe dire critica militante. È un appunto che mi è stato fatto in una cosa scritta su Lara, che ho scritto critico militante, non critica d'arte militante. Ma questa questione dei generi, chi la conosceva sa benissimo che per Lara era assolutamente irrilevante. Però in realtà lei è stata soprattutto una grande figura di intellettuale. Questo, secondo me, è il termine che le si adatta di più. Certamente critica militante, ma c'è questa ampiezza di sguardo, c'è questa poliedricità proprio della personalità. E quello che poi, secondo me, era questo poi, questo aspetto intellettuale, come dicevo prima, che creava questo legame con Mauri. E contemporaneamente, come sintesi si può dire di queste lettere, io mi sento di dire questo, e questo mi sembra importante. A questa data, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, i codici di lettura di Lara erano già definiti in spessore e in autonomia di visione. E secondo questa autonomia di visione, leggerà dopo l'arte e gli artisti, osservandoli dalle più diverse angolazioni. Quindi, e c'era già tutto, e poi sarà la folgorazione per l'arte, di quello poi parleremo. E allora, in questa chiave, dopo queste letture, io vi voglio, ho fatto un montaggio dal catalogo, e quello precedente. Dov'è? Ecco, dal catalogo umanesimo-disumanesimo. Cioè, perché forse si può riflettere anche in altro modo su quelle che sono le frasi di autori della cultura, diciamo, del passato, che riporta Lara nel catalogo. E sono quasi tutti, vengono quasi tutti dal mondo della letteratura o della filosofia, da Petrarca, Cecco, Angiolieri, Campanella, eccetera. Quindi è questo suo senso circolare della storia che è stata una caratteristica, secondo me, vero Stefano, di questa persona, di Lara. Io riflettevo nell'organizzare questo lavoro anche su un senso particolare del tempo che lei aveva, come circolare, no? Cioè lei partiva da una forma, poi dalla forma arrivava al concetto, poi il concetto tornava alla forma che era diventata segno e poi ripartiva e poi anche c'era questa circolarità continua che stiamo sottolineando tra le cose di vari momenti e la capacità, perché indubbiamente secondo me lei è stata una persona molto particolare ed eccezionale, anche in questa sua capacità di una memoria che si nutriva di tanti, tanti aspetti. Ecco, non so se tu vuoi, così interlochiamo un po' e leggeriamo. Ovviamente il mio approccio è stato molto diverso rispetto a quanto state ascoltando dalle parole di Mirella Branca, perché per un decennio ho seguito il lavoro di Lara a casa, nel trasferimento dal primo appartamento, quello che
Sisi ha definito il Merzbild, l'accumulazione dei materiali, al tentativo di riorganizzare, quindi di ordinare le raccolte che poi sono state trasferite secondo i criteri che Lara ha indicato. Le monografie, 8.000 monografie d'artista, 1.000 monografie di architetti e poi tutti i settori tematici, le sezioni in cui ha diviso le sue raccolte. Poi andando dentro all'archivio e preparando questo ciclo di incontri, i temi da assegnare e la mostra che avete visto, potete vedere sopra, ho scoperto una capacità di ricerca, di raccolta. C'è un caso su tutti, ma è una cosa di cui discutevamo con lei anche in modo divertito. Ha scritto una monografia su Gaudì senza mai vedere Gaudì, che è una cosa incredibile. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa al convegno. È venuto l'esperto dell'Art Nouveau, che Gaudì lo studia, lo conosce, e dice il testo di Lara è un testo importante, ma la cosa più importante è l'apparato iconografico. C'è tutto, certo. C'è la bibliografia completa, nell'archivio di Lara c'è la bibliografia completa prima della sua pubblicazione e dopo la sua, quindi ha continuato. Quindi ha una modalità di ricerca, di raccolta, che è analoga a quanto noi facciamo oggi. Ma oggi abbiamo internet, oggi usiamo strumenti che all'epoca non c'erano. Viveva in un mondo analogico, immaginando, e questa è la memoria del futuro, esatto, no? Sì, questa sì. Capacità di ricerca e raccolta, diciamo, la filologia è questa predisposizione a raccogliere dati, informazioni e a schedare, a catalogare, a razionalizzare, per poi trovare delle sintesi, che erano le sintesi con cui restituiva, poi quante schede ha fatto. Se voi guardate i tomi, il dizionario del fare arte contemporanea, oppure quei volumoni per l'aggiunti, che è un modo di reinterpretare la storia dell'arte, non c'è un ordine cronologico stretto, c'è un ordine totalmente arbitrario che lei ha inventato, in cui sistematizza tutto, per tipologie, per modalità, sì. Raggruppa le ricerche degli artisti visivamente, le mette da una parte la linea del modello, la linea dell'unicità, chi segue la razionalità del progetto e chi invece l'emotività dell'espressione. E la cosa più straordinaria che vi prego di notare quando se tornate alla mostra è l'arco. Tu dici, noi abbiamo costruito la mostra circolarmente, ma questa cosa, devo dire, me l'ha suggerita Sandro Poli. Dice, Lara era una figura che non si muoveva tanto, non si è mai mossa tanto nella vita, anzi bisognava portarla fuori, però aveva questa capacità attrattiva per cui tutto confluiva su di lei, raccoglieva, tutti andavano a casa sua, tutti i documenti, anche le persone, i testimoni diretti. Allora abbiamo costruito la mostra in questo modo, con lei al centro, la sua figura, la sua biografia, i suoi libri e poi tutto il resto che ruota intorno. In questa rotazione, che poi è un circolo che si ripete, si passa dall'interesse per l'arte programmata, quindi quanto di più razionale il design, quanto di più speculativo ci possa essere, all'irrazionalità di Hermann Nietzsche e di umanesimo e disumanesimo. Quindi sono due poli in cui dici, ma è la stessa persona, sono passati 20 anni, com'è possibile che chi amava tanto le ricerche di Franco Grignani, vi cito un nome, quindi del design, del disegno più preciso e appunto analitico e razionale, poi passi ad estremi opposti, come può essere la performance di Mauri, che quindi un'interiorizzazione completamente diversa. Lara aveva questa capacità, secondo me, di tenere insieme gli opposti. E in tutta la sua letteratura è pieno di dicotomie. Sì, non è un caso, secondo me, si trovino sempre contrapposizioni, il tentativo di mettere insieme.
gli opposti. Vi racconto un episodio buffo che mi è successo a proposito di questa questione dell'architettura, che aveva parlato di tutta l'architettura del mondo senza averla mai vista. Mi è capitato di recente, per una cosa che facevo, di andare a Udine e di avere contatto con Alessandro Del Pupo, storico dell'arte contemporanea. Vi racconto anche lo spunto frivolo da cui è nato questo. Avevo degli orecchini che mi aveva regalato Lara e lui mi ha detto: che belli questi orecchini. Ho detto: sai, me li ha regalati Lara Vincamasini. Ah, dice, sì, quella studiosa che è stata in America, che ha visto tutte le architetture americane. Ecco, allora non è stato facile spiegargli che in realtà non ne aveva vista nemmeno una. Ecco, però questo è un elemento in più, cioè vuol dire veramente avere quelle capacità intuitive, no, di cui parlavamo prima, ecco. E, anche un metodo di lavoro, di ricerca, oh, che ecco, bravo, è guarda, nato, sì, e sì, per questo che questi questo anni è importante, sono formati. Questa formazione, un metodo di lavoro rigoroso e una lucidità di pensiero, secondo me in questo parlare di Lara questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Perché dico questo? È stato più volte rilevato un suo lato fanciullesco, io preferisco chiamarlo senso del gioco, che Lara aveva molto forte. E è una domanda, anche un po' una domanda retorica, ma è una domanda che io faccio: ma questo senso del gioco, ma non è stata una parte importantissima di gran parte dell'arte del secondo Novecento? Ma voglio dire, ma Enzo Mari, ma Sozzas, ma Bruno Munari, che se non sbaglio è stata lei a portarlo al Pecci per il laboratorio, no? Ecco, capito? Cioè, bisogna anche, secondo me, contestualizzarla. E questo lato del gioco, che era veramente molto forte, scusa, mi è venuto in mente, ma tanto per dire, io vi ho citato degli esempi così, Sozzas, ma mi viene in mente, proprio mentre ero a lavorare in questo archivio con Stefano Pezzato e le ragazze, a un certo punto si è sentito un po' un intervento a voce più alta, diciamo, perché dalla scatola avevano tirato fuori la carta igienica dipinta da Adamaino. Cioè, voglio dire, è questo è il gioco. Questo è il gioco del secondo Novecento. Cioè, anche in questo, secondo me, lei era una persona proprio della sua epoca, no? del suo momento. E poi Stefano vi parlava ora di questi volumi molto noti, no? Di Lara, la storia dell'arte moderna, la linea dell'unicità, la linea del modello. Non è facile orientarsi all'inizio in quei volumi. Ve lo dico per esperienza personale, perché quando ho curato appunto la voce Wikipedia, come vi dicevo all'inizio, ho fatto veramente anch'io un lavoro matto e disperato che è durato mesi, perché volevo che ci fosse una sintesi ragionata, a posteriori, non a priori, ecco. E ho letto tutte le parti introduttive, non gli artisti naturalmente, le parti introduttive sono volumi complessi, sono volumi che richiedono una conoscenza, anche perché sono volumi, com'era la cultura di Lara, intrisi, permeati di una cultura soprattutto umanistico-filosofica, lo ribadisco. L'elemento filosofico è molto importante, con richiami continui per il dopoguerra all'esistenzialismo, però tutto questo, io lo dico per chi non l'ha conosciuta, chi l'ha conosciuta lo sa, ma tutto questo si univa a una capacità incredibile di rendere tutto vivo. Io ho avuto un privilegio, diciamo, che quando sono andata in pensione dalla soprintendenza, siccome ho sempre amato l'arte del Novecento, del secondo Novecento, ma chiaramente impegni lavorativi determinavano altre esigenze, e io ho cominciato a lavorare su queste cose, e in effetti il mio lavoro è cominciato con le chiacchierate con lei, e ci sono certe cose che lei mi diceva che io proprio, come dire, per me sono proprio io per me Lara sotto questo aspetto è stata una maestra. La maestra dopo gli insegnanti universitari, veramente, perché arrivava un messaggio di tale chiarezza intellettuale. Io mi ricordo quando lei parlava di Scheggi e mi diceva: vedi, lui ha fatto un'operazione simile a quella di Fontana, solo che Fontana portava lo spazio dietro, lui lo portava avanti e creava un qualcosa di più sotto l'aspetto della luce. Cioè, questo aiutava a capire che alla fine l'interesse per Fontana o per Scheggi rientrava in quell'interesse per lo spazio e per la luce che c'era nell'architettura. Cioè, capito, è tutto estremamente unitario. Oppure quando mi diceva, vedi, nel dopoguerra c'è stata la crisi dell'informale.
perché l'informale era stata la distruzione di tutto, andava bene l'immediato dopoguerra. Dice, poi dopo il dipinto, la tela, è diventato un campo in cui poteva succedere di tutto. Non c'era niente di banale in questo che lei diceva. C'era la capacità che hanno solo le persone che hanno vissuto certe cose e le hanno conosciute davvero, la capacità di entrare dentro e di comprendere fine le pieghe e di comunicarlo agli altri. Io ormai questi fenomeni li vedo attraverso i suoi occhi, ecco, e questo lo considero un privilegio, ecco. Poi ci sono tanti altri aspetti. Posso interromperti? Sì, un secondo? Volentieri, meglio anzi. Siamo ancora sulla sì, su pagina di umanesimo e disumanesimo, che tutti riconoscono come forse il momento più alto della ricerca di Lara. È stata fatta anche una mostra documentare alcuni anni fa a Villa Romana, che ha ripercorso le vicissitudini, una mostra che è stata poco capita, che è stata avversata a Firenze in parallelo alle celebrazioni al 500enario di Lorenzo il Magnifico, dei Medici, e quindi in parallelo a una narrazione che la città di Firenze, questa terra, si sta facendo da anni la culla del Rinascimento. Però non è questo che voglio dire, non è la critica che Lara fa all'ufficialità delle celebrazioni altre, è il tipo di ricerca, il modo di lavorare di Lara Vinca-Masini. Se voi leggete, guardate il catalogo, io mi sono fatto l'idea che fosse quello lo scopo di tutta la sua ricerca, e quello è il metodo di lavoro. Lei fa una grande raccolta iconografica di immagini della storia dell'arte dal 1890 al 1980, le mette insieme, si va dal simbolismo all'art nouveau, questo è il range. Tutto quanto ha a che vedere con l'irrazionale, con il disturbato, con il lato oscuro, l'altra faccia della medaglia. Il saggio introduttivo di Lara che tu hai citato, certo. È scarno, sono poche righe. La cosa straordinaria sono 40 pagine di citazioni filosofiche e letterarie che questa donna mette insieme, quindi questa capacità di ricerca che va al di là della sua capacità di scrivere, tutto sintetizzato in un volume che secondo me, ripeto, credo è quello che rimane effettivamente della mostra, ma è forse anche il vero modus operandi e Lara, scopo finale di molte delle ricerche di Lara, che viene dall'editoria, viene da questo tipo di lavoro. Ora parliamo un attimo dell'editoria, però io prima volevo sottolineare un altro aspetto, e cioè che non ci dobbiamo immaginare le ricerche come le facciamo ora. Noi abbiamo internet. Cioè, questa donna andava raccattando da tutti i libri possibili, da tutti, cioè, e il montaggio era un montaggio manuale delle cose. E Lara, questo fabbricare libri, teneva moltissimo. E poi voglio sottolineare anche un'altra cosa. A Lara questa sottolineatura che faccio ora non sarebbe piaciuta, ma la faccio lo stesso. Lara era una donna. E anche se lei non ci credeva a queste cose, ma se voi guardate su in alto qualche foto che c'è in mostra, sì, puoi passare all'editoria, ma un attimo parlavo in modo libero, che c'è in mostra, voi vedete che ci sono delle file, magari ci sono 30 persone, sono tutti uomini, e l'unica è questa bella giovane donna. Cioè, capito che voglio dire? Quindi questo è da considerare, e al convegno è stato detto in modo molto chiaro, e mi è piaciuto questo intervento. La critica militante era una lottizzazione politica anche. Ecco, e Lara non ha mai fatto parte di consorterie. Cioè, questo ora va detto, se noi la vogliamo collocare non solo in una posizione storica, ma anche se vogliamo far giustizia anche di certe asprezze che ci sono state, no?
nell'esistenza di Lara. E ora Stefano richiamava questo interesse per l'editoria, è stato molto forte in lei. C'è una lettera di Eger in cui parla proprio, dice, anzi questa forse questo, merita, sì, è l'ultima, ecco, ma merita leggerla, del 55. Parla, dice, colgo l'esigenza che tu hai di avere una comunicazione più attiva col mondo esterno, perché che lei era relegata nelle lezioni private. Dice anche, se fosse possibile per te di trovare una posizione tale come la descrivi, sarebbe un compito adeguato alle tue forze e ai tuoi interessi, mi sembra. Tu possiedi una vera eloquenza che convince e tu ami i libri e il mondo intellettuale al quale appartengono. Tu anche hai una tenacità che promette successo. Hai un contatto molto facile con altra gente. Ma poi come puoi trovare case editrici? Quindi evidentemente gli hai raccolto questo aspetto della personalità di Lara. Le dà anche dei suggerimenti precisi. È interessante anche come primo nucleo, come un nucleo di quel periodo per l'editoria, perché dice ti metto in contatto con case Casalini della Nuova Italia. Casalini in quel momento era negli Stati Uniti, dopo 2 anni fonderà la propria casa editrice, quindi è un momento di grande movimento a Firenze in questo senso. Io, guardate, in vista di questo nostro incontro di oggi, ho voluto avere un incontro, e lo ringrazio per questo, con Giovanni Gentile. Giovanni Gentile è l'attuale direttore della casa editrice Le Lettere, ma è il figlio di Federico Gentile, che era la persona che più ha avuto contatti con Lara, ecco. E perché Lara ha partecipato anche a questa stagione importantissima per Firenze, che è stata quella della Sansoni. La Sansoni, a partire dal 65, ha promosso tutta una serie di iniziative a carattere divulgativo, ma assolutamente scientifico, che costituiscono una delle basi tuttora per certi studi di storia dell'arte. E Giovanni Gentile mi ha spiegato che il tutto partiva quello che era lo storico dell'arte interno della Sansoni, Alberto Busignani, noto storico dell'arte a Firenze, ed è stato lui a coinvolgere Lara, che è diventata subito il referente per il contemporaneo. Però inizialmente la collaborazione di Lara è per l'arte antica, cioè voi vedete che appunto avete la cattedrale di Wells, l'Antelami e poi il volume su Van Gogh che è richiamato i carteggi, no, del Pecci, e poi questo volume di Gaudì di cui si è tanto parlato. Ma guardate, se voi leggete il volume su Gaudì vi rendete conto della sua sterminata cultura, perché cita le fonti classiche tipo Phocion, Schloss, e poi dopo chi c'è? Dopo c'è Savioli, dopo c'è Umberto Eco. Cioè, ecco, in questo senso dico interessante questa sua percezione del tempo, in cui arrivano stimoli dappertutto. E poi con la Sansoni naturalmente c'è stata l'avventura di Argan. L'avventura con Argan, cioè l'avventura dell'ultimo libro del manuale della storia dell'arte, l'arte moderna. E qui è stata una operazione di grande forza e anche di grande lungimiranza, perché molti di voi lo ricorderanno, io lo ricordo bene, non è che fosse il migliore, era l'unico, il volume di Argana, non ce n'erano altri, ed era la risposta alla riforma che c'era quell'anno sulle scuole d'arte, delle scuole d'arte, che introduceva un biennio sperimentale con l'insegnamento delle arti visive di 8 e 900, quindi rispondeva a una domanda molto precisa. E non è vero, tra l'altro, una cosa che è stata detta al convegno, che Argan non aveva contatti con Firenze. Argan, lo sapete, che è stata una persona che ha lavorato a largo raggio e che si è interessato molto anche alla didattica, all'aspetto della didattica, e già nel 52 aveva partecipato a un convegno proprio sulla riforma delle scuole d'arte. Quindi, dice Giovanni Gentile, in pratica loro avevano lavorato con Argan e con la Fondazione Cini per l'Enciclopedia Universale dell'Arte. Allora a quel punto coinvolgono loro Argan, e
propongono la collaborazione di Lara Vincamasini. A quel tempo però, siamo alla fine degli anni 60, Lara conosceva già bene Argan, cioè il canale è stato doppio evidentemente, però c'è questa fabbricazione dei libri alla quale teneva molto Lara, anche sotto l'aspetto grafico, del resto voi pensate a quella collaborazione stabile che ha avuto con Auro Lecci, no? È stato il suo grafico proprio che ha fatto delle cose bellissime con lei, ecco. E ora forse andiamo, che dici, più sì, rapidamente. Sì, sì. Qui vi ho messo una bella immagine di lei negli anni 60, e quando lo sapete, non tocco tanto questa vicenda di Selearte perché è stata molto chiarita fino ai dettagli ultimamente, quindi non ne vedo la necessità, però dico che il rapporto con Raghianti non è stato facile. Anche qui chi la conosceva sa che non amava parlare di Raghianti e dell'esperienza di Selearte. Erano tutti e due appassionati e studiosi del contemporaneo, ma forse con approcci molto diversi. Anche se l'abbiamo sentito sì, prima nell'intervista che ci hai riproposto, sì, ricorda sempre che a Selearte sempre ha fatto la conoscenza di Michelucci, ecco, degli architetti. Allora, lì questo, ecco, è stato un momento... Per lei fondativo. È stato il balzo, è stato lì, perché chiaramente c'era la ripresa fortissima, lo sapete, le grandi mostre di Raghianti, ma non solo Palazzo Strozzi, c'era la Struzzina, c'erano iniziative della Struzzina, e poi erano proprio i primi segni del cambiamento sostanziale che ci sarebbe stato nell'arte nei primi anni 60. E quindi e c'era tutto questo mondo, è lì che conosce, e lì anzi va detta una cosa prima di tutto, le prime persone che lei ricordava erano Giuliano Gori, per il quale aveva gratitudine oltre che grande amicizia, e che diceva che attraverso Gori lei aveva fatto tante conoscenze, sì, e poi Marchiori. Marchiori. Marchiori che le aveva presentato Gori e che le diceva continuamente, Marchiori, scrivi, scrivi, perché evidentemente queste persone che lei conosceva, questi artisti, si rendevano conto del valore che lei aveva e che questo valore non andava sprecato, doveva essere utilizzato anche in questo modo, anche attraverso la scrittura. Ecco, è così che lei comincia negli anni 60. Ma Palazzo Strozzi, nelle lettere Jäger lo chiama il tuo palazzo, quindi questo fa capire quanto... Mi ricordo che Lara mi ha raccontato una cosa divertente, che a un certo punto Raghianti ha scoperto che lei era amica di Jäger, come Jäger, l'autore di Paideia, dice me lo deve presentare perché dava del lei, e allora lei l'ha portata a Palazzo Strozzi, gliel'ha fatto conoscere, però dice che Raghianti aveva un che di troppo reverenziale per questa persona. Ecco, queste sono le cose un po' di Lara. Ecco, io vi ho messo questa immagine che trovo bellissima perché sono le cose che fanno capire quanto sta cambiando tutto, cioè quando diciamo che Lara ha cominciato nel 60 come critica, ma tutti cominciavano allora, nel senso vi richiamo un attimo la lettera di Longhi, pur bellissima, che, di cui vi ho letto qualche... era un altro mondo proprio, cioè ormai quello che stava succedendo richiedeva una critica tutta diversa, con linguaggi diversi, e qui l'aspetto della tecnica, l'aspetto del gioco, tra l'altro la pubblicazione di queste immagini di Mari e di Munari alla Struzzina appartengono su Selearte, appartengono alla fase in cui Lara lavorava a Selearte, quindi possiamo anche ipotizzare che sia stata lei a volerli inserire, ecco. E poi chiaramente conosce Argan, senza dubbio dal 63, forse anche prima, ma dal 63 ai convegni dell'Associazione dei Critici d'Arte a Verucchio, ed è una folgorazione. Lara diceva sempre c'era un respiro, sentivo un respiro, cioè in realtà lei ritrovava quel respiro che aveva colto nel mondo della filologia negli anni della sua formazione e che ora invece era questo approccio così nuovo all'arte. È il momento in cui Argan, Stefano prima parlava dell'arte programmata, in cui guardava l'arte programmata, era proprio i lavori di gruppo, quindi i vari gruppi tra Torino, Milano, Roma, le amicizie con Gentili, con Fogliati, con Getulio Alviani, con Enzo Mari, ecco, era l'apertura... Con portoghesi, per tornare all'architettura, no? E quindi si apriva questo mondo così luminoso, lei diceva che le dava una gioia immensa tutto questo, infatti lei ha
amerà, l'amicizia con Pietro Gentili, per esempio, che è rimasta fino alla fine, ma lei rimarrà fedele in certo senso, le piacerà sempre molto, anche quando Argan decide di andare oltre e passa ad altri. Ecco, e qui invece avevo voluto inserire un elemento che è poco noto, ma invece secondo me è importante. Qui siamo nel 64. E questa è la Galleria Aquilone, di cui c'è un fondo bellissimo all'Archivio di Stato di Firenze, sono le carte Fabbrini. Federico Fabbrini è un ceramista, autore tra l'altro del vasetto che vi ho inserito in basso, che è della collezione di Lara, che è stata donata al Museo della Ceramica di Faenza. Quindi era amico di Lara. E Lara teneva delle presentazioni. Vedete in alto, la vedete al tavolo, al solito, con uomini, ecco. E poi vedete nella foto accanto, potete vedere Moretti e Giuseppe Chiari, cioè sono dei flash. Poi vedete Lara con Marcello Guasti, e poi una performance in Santo Spirito. E poi in basso vedete che c'è un giovanissimo Riccardo Guarneri che mangia al buffet della galleria, ecco. E sono dei flash di... sì, questo è... Ma soprattutto voi vedete la mostra del 64, al convegno è stata richiamata la mostra di Quadrante, no? Ma in contemporanea c'era la Galleria Aquilone, questa mostra di Sozzas, omaggio a Shiva, se non mi ricordo male, ecco. Ed è lei con lo scialle trasparente che parla con Sozzas. Quindi questo si muoveva a Firenze in quel periodo. Ma se guardate i collaboratori dell'Aquilone, si chiamavano Eugenio Battisti, Germano Celant, cioè era la nuova critica che approdava a Firenze già dal 64. Io per quelli che si pensa che possano essere gli studi successivi, sarebbe auspicabile che soprattutto venisse indagato questo nodo 63-64 e poi chiaramente il nodo successivo, che è quello della fine degli anni 60, con la frequentazione degli architetti. Io non mi soffermo su questo perché è un capitolo abbastanza noto, si sa benissimo che lei era amicissima di Savioli, di Ricci, sin dai primi anni 60, le prime cose che scrive sono sui gioielli della Flora Savioli, ecco, quindi, e anche questo è un altro nodo che per la città è stato molto importante. Qui è una carrellata di cose d'arte programmata, ma possiamo andare oltre. Ecco, e qui vi mostro un'immagine molto d'epoca, no? E che trovate in mostra, con la pelliccia di cavallino e con gli occhialini alla moda, no? Sul naso. È divertente perché è anche questo aspetto che in fondo poi non cogliamo in lei più avanti negli anni, no? E andiamo avanti. E qui è Lara nella mitica casa di Via Biagi, sul terrazzo di casa sua. Sono stati raccontati vari episodi su questo. Io mi limito a mettere un ricordo personale. Al di là dei libri, che sapete che erano accumulati, erano tantissimi, ma quando arrivavo lei mi diceva: allora ti fermi a mangiare da me. Io dicevo sì, volentieri. Poi mi chiedevo: ma dove mangeremo? Perché era tutto colmo di libri. E quindi, e lei invece faceva posto, metteva le sue tovagliette all'americana e sistemava tutto. E poi, se lo ricorderà chi ha frequentato quella casa, soprattutto all'ingresso, se non mi ricordo male, c'era tutta questa quantità, ma decine di bottiglie di plastica vuote, te lo ricordi? Ma io mi chiedevo: ma cosa farà con tutte queste bottiglie? Allora, tutto questo ho pensato, forse abbiamo pensato in diversi, quando è stata smontata la casa di Via Solferino. Perché anche questo è stato un altro avvenimento. E allora abbiamo visto questa sua voracità, no? Ma sempre, questo lo sottolineo ogni volta di più, con questa sua logica e questo rigore. Quindi erano nell'ambito di questo. C'erano piccole macchine da scrivere, macchine da cucire di legno, giocattoli quindi degli anni 50. C'erano collezioni comprate all'edicola. Io mi ricordo le imitazioni dei gioielli delle artiste, delle attrici, ecco. C'era tanta bigiotteria, il gusto della raccolta, però ricordiamoci anche che questa è stata una generazione che è cresciuta alle necessità della guerra.
cioè che ha patito anche certe, tante cose si intrecciano, però soprattutto c'era anche questo suo amore per gli oggetti, no Stefano, che era parte di lei. E quindi poi, ora io concludo brevemente, no, qui questo ci tengo, questo è un montaggio che io ho fatto delle immagini della mostra Umanesimo Disumanesimo, perché io vi volevo raccontare che io ho conosciuto Lara, grazie a Massimo Peccattini ancora una volta, nel 2000 avevo la direzione di questo museo di Casagiusti e avevamo fatto con Massimo una videoinstallazione sulla poesia italiana dell'Ottocento. E allora dovevamo presentarla e io ho detto a Massimo, ma chi si chiama? Ma dice, secondo me si può chiamare Lara Vincamasini. Come? Dico, Lara Vincamasini? Dice, sì, ma io la conosco. Ecco, ed è stato lì che io l'ho conosciuta e siamo diventate amiche. Per me era un mito, perché io avevo un ricordo, oltre ad aver letto tanti scritti suoi, avevo un ricordo veramente forte della mostra Umanesimo Disumanesimo, proprio della mostra. E qui lo voglio sottolineare perché Lara questo ci teneva, diceva, guardano tanto alle installazioni, ma io ero alla mostra soprattutto che volevo fare. Guardate, pensate, nell'80 portare a Firenze Knopf, e lei diceva, nessuno mi ha detto di no sui prestiti. Gianni Agnelli mi ha prestato uno Knopf e poi Argan mi ha prestato un'opera sua e nessuno mi ha detto di no. E lì poi vedete Munch, Kubin, l'entrata di Cristo, di Nold, Kokoschka, Egon Schiele, Max Ernst, Dubuffet, Yves Klein. Ma a Firenze si sognavano queste cose allora, cioè era veramente una cosa che, incredibile, e secondo me, ribadisco, alla luce di quello che ho sottolineato, cioè di questa sua formazione, si comprende meglio perché ha potuto fare una mostra così complessa e così significativa. Poi c'erano le installazioni. Allora io, per farvi capire quanto era matta, perché era matta un po', meno male che era matta, e meno male soprattutto che non aveva tanto rapporto con la realtà, perché altrimenti si sarebbe spaventata probabilmente in questa città, no? E allora io vi faccio vedere un'installazione, che è questa dedicata a Juana la Loca, Giovanna la Pazza. E allora lei fa questa installazione e mette dentro, nel cortile, per illustrare i condizionamenti avuti, diciamo, da Giovanna la Pazza, questa sorta di prigionia, una gallina viva che si muove in mezzo alle piume. Io su internet ho trovato una cosa che ci aiuta a capire. Andiamo avanti un attimo, e poi magari... Sì, perché è divertente. Immaginatevi, nel 1980, questa gallina che si muoveva dentro questo spazio, sopra le piume, con questa musica inquietante, è stata subito tolta il giorno dopo. È successo di tutto sui giornali. Praticamente, ma come, in un palazzo storico? Una cosa di questo genere. Cioè, lei ha fatto delle cose all'avanguardia, veramente. All'avanguardia in assoluto, ma in particolare all'avanguardia in una città che l'ha sempre un po' snobbata. Vero un po', Stefano, sì, un po' snobbata, che non ha colto certe cose, e questo dispiace non soltanto per lei, ma dispiace per la città, per quello che avrebbe potuto essere la storia di Firenze contemporanea. No, Massimo, stai dicendo... Non hanno più fatto niente, a lei non hanno fatto fare più niente. Lei per il centro storico non ha fatto più... Lei diceva, ma avrebbero ammazzata, ma avrebbero ammazzata. È stata una sofferenza molto grossa, perché pensate che sforzo che c'era dietro questa mostra, sforzo intellettuale proprio, e poi avere questa risposta da parte della città. A capirla sono stati più, è stata più la periferia, come sempre. E io mi ricordo che appunto intorno al 2002 più o meno andavo a sentire le sue lezioni di arte contemporanea la sera al quartiere 4 a Villa Vogel. Il quartiere 4 si muoveva molto verso il contemporaneo, aveva prima coinvolto Bruno Corà, che aveva fatto anche una bella mostra di Zorio, mi ricordo, e poi stabilisce una collaborazione continua con Lara. Con Lara, che suggerisce le mostre, gli artisti. E allora io concludo con questa immagine, quella che c'è dopo, che purtroppo non ho trovato il video, quindi la vedete statica, ma statica non era, perché Lara creava sempre situazioni, le creava nella vita come nell'arte. È saltata?
Vabbè, non importa, io non la descrivo. No, è quella prima, questa è una bella... Eccola, no. Santarlasci. Sì, però non è quella che ho messo io. Vabbè, insomma, comunque, vabbè, non importa. Vi volevo ricordare Santarlasci, che era uno degli artisti più amati dall'Ara. L'installazione di Santarlasci al quartiere 4. Quartiere 4, a Villa Vogel, ma soprattutto quello nella limonaia di Villa Vogel, dove lei aveva creato proprio una situazione con la musica, e con lui, scusate, non sì, lei, Santarlasci, con la musica e poi con questo il ventilatore che metteva in movimento la tenda questa luce lunare... E quindi era un creare appunto una situazione e questo era quello che lei particolarmente amava, no? Questo movimento, pensiamo all'interesse per la musica elettronica, no? Per Grossi, per, insomma, per, quindi vedete allora quello che ho detto all'inizio, un po' così avete potuto forse un po' coglierlo, non possiamo definirla del tutto perché ha troppe sfaccettature. Certamente è una figura singolare ed è importante il lavoro, che è il lavoro bellissimo che ha fatto Stefano in queste tutte iniziative, nel mettere in moto una macchina non facile ed è l'importanza che è venuta fuori al convegno del rapporto con altri fondi d'archivio, penso alla corrispondenza del Fondo Marchiori, no? Anche quello, certo. Perché piano piano per le giovani generazioni si scopriranno dei nodi che ormai sono storia, questa ormai è storia, siamo nel 2024, sicché anni 60, sono lontani, no? Ringraziandoti di questo contributo che hai portato, vorrei chiosare con un'ultima osservazione che mi è venuta in mente, mi ha sempre colpito, nell'archivio ci sono decine di curricula di Lara che redigeva in occasione di la biennale, la presentazione di un libro, le chiedevano il curriculum e mandava il curriculum. E c'è sempre la collaborazione con gli editori, certo. Bolaffi, Sansoni, Nuova Italia, Giunti Martello e così via. Le pubblicazioni, sempre citava la iscrizione all'Associazione Italiana dei Critici d'Arte come un vanto. Dal 67 è iscritta all'associazione all'AICA e non sono mai citate le mostre, mai, a parte non so, la Biennale di Venezia, va bene, ho capito. Però è curioso perché ora viviamo nel mondo dei curatori, lo dico da curatore, e questa figura non esisteva proprio, non c'era, la generazione che ha costruito questa figura e questo ruolo e di cui lei ha fatto parte, però sottolineava un altro aspetto, che è quello della ricerca, che sta alla base poi di tutto, è lo studio, quello che risalta da questa esperienza. Io credo sia bene ricordarlo, perché lei stessa poi si rileggeva così. A questo che diceva Stefano, vorrei anche sottolineare che rispetto all'oggi, no? Adesso si dice si è formato alla tale, col tale critico d'arte contemporanea, no? Cioè si dà grande importanza alla cultura specialistica, mentre allora era appunto questo sapere globale, pur nell'ambito chiaramente dello specialismo. Questa è la generazione che in fondo si è detto Argan, ma anche Germano Celant, la maggior parte venivano dalla scuola di Lionello Venturi, che dava grande risalto a quello che era il collegamento con la storia e col contesto, che è un elemento che ritroviamo anche in Lara. Quindi è proprio anche una figura che storicamente rappresenta anche un momento di passaggio, ecco. Sì, sì. Poi è il tentativo di raccogliere tutto e raccontare tutto. C'è una forma enciclopedica del sapere che porta, come dici tu, non a specializzarsi sul tema. Sì, grandi passioni ci sono, è chiaro, le ricerche architettoniche dopo Le Corbusier, quindi la stagione di Ricci, Savioli e poi
i radicali piuttosto che l'arte programmata, cinetica, optical e così via. Quindi si possono pescare, però e mettere tutte insieme, è stata una delle prime a scrivere del gioiello d'artista, che non era assolutamente qualcosa di cinema d'artista. Cinema d'artista, sì. E così possiamo continuare. Sì, vedete che non si finisce mai. Perché... No, la cosa che ci interessa fare in questo... in questa modalità anche di incontro, confronto, e stimolarci a cercare, perché come ha detto Fergonzi alla fine dell'incontro, è importante cosa volete cercare, come andate a cercarlo. E qui vorrei ricordare una delle corrispondenze che abbiamo messo in mostra, è appunto di Germano Celant, 71, se non sbaglio. Celant sta preparando una mostra alla Galleria Nazionale su Piero Manzoni, e chiede alla Ravinca Masini se può mandare a lui la sua bibliografia di Piero Manzoni. Germano Celant è quello che poi ha scritto il catalogo ragionato di Piero Manzoni. Celant sapeva che Lara aveva tutto di Celant, ogni singolo invito, ogni singolo riferimento bibliografico. E effettivamente ci sono nell'archivio. Voglio aggiungere una piccola cosa. Dalla conversazione con Giovanni Gentile, e lui ha detto stava un po' dietro le quinte. Allora, qui c'era anche, secondo me, qui chiedo anche agli amici se condividono, perché ci sono anche amici qui che l'hanno conosciuta, c'era anche una sorta di pudore in Lara, pudore signorile. Gina Parent la chiama la grande dame, ed era anche questo un suo aspetto, ed era questo uno stare appartata, però indubbiamente è una riflessione che ho fatto quando ho sentito l'intervento su Argan e quando è venuto fuori il contributo dato da Lara al volume sull'arte moderna. Insomma, lei ha fatto mezzo libro e compare in quel libro con un ringraziamento soltanto. E qui, scusate, mi permetto una notazione al femminile, c'era anche l'essere donna in un mondo in gran parte di uomini. Ecco, mi permetto di dirlo questo. Ecco. Basta. Non so se avete voglia di... Ecco, se c'è qualche domanda... Dire qualcosa, o chiedere qualcosa. Sì. O dire qualcosa, se qualche amico vuole aggiungere. No. Va bene, allora ringraziamo ancora Mirella Branca. Facciamo un altro applauso a Mirella, che ha studiato molto. E mi sono permesso, presentandola, inserendola in questo programma, definirti oltre la storica dell'arte, di qualità quale sei, biografa. Sì, allora, ti abbiamo... Questa cosa me l'ha fatta, ho detto, ma perché biografa? Ti abbiamo dato fatto questo. La voce Wikipedia. ecco, questo sì. No, sei la prima che comunque ha cercato di ricostruire l'intera... Ecco, Andrea Leardi ha ricordato una cosa che voglio ricordare anch'io, anche perché è una frase detta dalla cara amica Elisabetta in Sabato, che non c'è più, l'aspetto lussurioso del ricercatore. Ecco, io mi riconosco anch'io in questo, nel senso che c'è anche il desiderio di capire, no? Da dove viene, da dove veniva. Bene. Grazie a tutti, se avete voglia, ci vediamo sabato prossimo a San Giovanni Valdarno.